Daniele Conti, a Sant'Antioco per la presentazione di un libro biografia su una vita lunga 16 anni vissuta a Cagliari e da emigrante, arrivato nel 1999 e mai più andato via, un legame che non finisce. Anche perché è difficile andare via da questa terra, come ha detto lei, sono stati 16 anni vissuti molto intensamente e con tanto amore, quindi diciamo che c'è stato molto, molto da scrivere, ecco, perché è stata una storia veramente eccezionale e spero che durerà ancora a lungo. Certamente nel 99, quando Daniele Conti 19enne arrivò a Cagliari, non avrei mai pensato che oggi sarebbe stato ancora qua. Assolutamente no, anche perché a 19 anni pensi ad altro, no? Poi è chiaro, con il passare del tempo e degli anni, diciamo che ho capito che la mia vita era qui e che questa maglia la dovevo indossare fino alla mia ultima partita, e così è stato. Chiamarsi Conti nel calcio a 19 anni a Roma non era certamente facile, forse anche questo fu uno dei motivi per i quali la carriera di Conti poi si è sviluppata lontano da Roma. Sì, diciamo che è stata anche la mia scelta, perché avendo un papà così importante soprattutto a Roma, non era semplice giocare a calcio, quindi sono voluto andare via da Roma per dimostrare tutto il mio valore da un'altra parte, ringraziando Dio ce l'ho fatta, anche se inizialmente comunque è stata dura. Rimane un po' il rammarico della nazionale, che sicuramente avrei potuto anche trovare uno spazio per Daniele Conti, un Daniele Conti che a un certo punto avrei potuto essere il leader e quantomeno uno dei protagonisti nazionali. Ma sinceramente non l'ho mai vissuta male questa cosa, anzi diciamo che ho sempre dato tutto per questa maglia e il mio pensiero primario era dare tutto per il Cagliari, quindi diciamo che non c'è mai stata una chiamata in nazionale, però non è il mio rammarico principale. 16 anni, 12 in Serie A, 4 in Serie B, 464 presenze, 357 in Serie A, 43 gol in A, 8 in B. Per un centrocampista, insomma, non è male. Leggendo i numeri sicuramente non è male, ero un calciatore che cercava di dar tutto per questa maglia e ringraziando Dio qualche volta è andata bene anche in zona gol, però diciamo che sono contento di quello che sono riuscito a fare. Rammarico per aver smesso a 36 anni quando c'è Totti che ha quasi 2 anni e mezzo in più che è ancora in campo? Ma Totti è un campione, io quando ho capito che con la testa non riuscivo più a dare il 100% ho preferito smettere, perché per questa maglia ho sempre dato il 110%, quindi dal momento che ho capito di non farcela più ho preferito prendere questa scelta. E ancora da protagonista a Cagliari, cosa vede Daniele Conti per il futuro di questa squadra rossoblù? Spero un futuro bello, diciamo che io adesso non sono più lì, quindi non mi va nemmeno di parlare tanto della prima squadra, perché tante cose non le vedo, però diciamo che il campionato lo stanno facendo buono e speriamo che si migliorino sempre di più. Bocca al lupo.